È tornato finalmente il sole sulla città di Tebe. È tornata la pace, la serenità, dopo la guerra portata da Polinice nella città di Argo. Una guerra fratricida, distruttiva, che ha seminato morte, odi, lacrime. Ha diviso le famiglie, ha diviso il popolo. Già il nemico aveva messo a ferro e fuoco la città e il temerario soldato Capaneo, ritto sulle mura, che gridava «Vittoria! Vittoria!» quando Zeus dall'alto del limbo lo ha fulminato ed è caduto giù, rotolando nella polvere, mentre nella spianata si sentivano ancora i gemiti dei moribondi e il fragore delle armi. Signori, è bene che io vi racconti l'antefatto di questa triste storia che stiamo per mettere in scena. I fratelli Eteocle, Polinice, Antigone, Ismene sono figli di incesto, lo so, terribile, ma è così. Il tiranno Edipo li ha concepito giacendo a sua insaputa con sua madre Giocasta, dopo aver ucciso suo padre Laio. Cosicché Giocasta è stata al tempo stesso madre e moglie del tiranno. Quando Edipo è venuto a sapere la verità, si è allontanato volontariamente, dico volontariamente, dal potere, si è rinchiuso in una delle stanze del palazzo, si è accecato dalla vergogna e si è lasciato morire. Ma i figli maschi, Eteocle e Polinice, assetati di potere, maledetti dal padre e odiati dallo zio Creonte, fratello di Giocasta, si sono fatti la guerra per il potere. Il potere. Ma non essendoci un vincitore, e allora hanno deciso per una diarchia, cioè sul trono un anno per uno. È toccato per sorte prima ad Eteocle. Costui però, esercitato il potere per un anno, dopo non ha concesso il trono al fratello Polinice e costui ha virato, punto nell'odio, ha organizzato un forte esercito dalla città di Argo contro la sua città, Tebe, contro suo fratello. Sangue dello stesso sangue, sangue maledetto della stirpe di Laio, a cui il fato aveva proibito di procreare onde evitare una lunga scia di guai. Volete sapere adesso come stanno le cose? I due fratelli sono morti, l'uno per mano dell'altro. Perché? Ah, già, perché il potere. Il potere. Ora, a gestire la città di Tebe è lo zio Creonte, che ha deciso di governarla con un potere assoluto. Ha emanato un editto con il quale si proibisce passativamente di seppellire il cadavere di Polinice, considerato nemico della patria, e invece si autorizza la sepoltura del fratello Eteoco, considerato eroe nazionale. La legge umana contro la legge divina. Ahimè. Ma dico io, può un tiranno fare le cose che dovrebbero fare gli dèi? E perché?
Perché disonorare la memoria di Polinice solo perché costui ha usato sfidare il fratello Eteocle per un patto tradito? Ora della stirpe di Laio sono rimaste due fanciulle, Ismene ed Antigone. Ismene più remissiva, ma Antigone una donna decisa. Decisa a combattere il tiranno fino in fondo, anche a costo di morire. Però il tiranno non tolle la disobbedienza, è irriducibile. Ahimè, ahimè, temo che altre sventure si abbatteranno sulla casa di Tebe e sui suoi regnanti. Sconsiderata. Tu vuoi metterti contro nostro zio, il potente Creonte? Bada che noi siamo solo donne e nulla, nulla possiamo contro gli uomini. Ti ricordo che nostro padre Edipo è morto, accecandosi dalla vergogna, volontariamente quando è venuto a sapere dell'incesto con nostra madre. E sua madre, nonché sua moglie e nostra madre, si è impiccata con dei lacci. Che triste destino il nostro. E adesso i nostri fratelli che si sono dati la morte fra loro. Siamo rimaste solo io e te. Chi ci proteggerà? Chi ci proteggerà se trasgrediamo l'editto di Creonte? Siamo rimaste solo io e te. Due fanciulle, due donne. E le donne, cara sorella, non sono nate per lottare. Chi ci comanda è più forte. A noi tocca solo obbedire. Io non posso costringerti a fare ciò che non vuoi, sorella. Ma anche senza di te, io darò degna sepoltura al nostro fratello. Non posso proprio immaginare il suo corpo sbranato da cani o che uomini spietati facciano scempio del suo cadavere. Scaverò io stessa la fossa con queste mani. E adagerò il suo corpo nella tomba con tutti i riti e le libagioni. Poi mi darò io stessa la morte. È più lungo il tempo che dovrò trascorrere con gli dei laggiù che con gli uomini quassù. Tu, sorella, disprezza pure ciò che pregiano gli dei. Io non disprezzo le leggi degli dei, ma non voglio nemmeno contraddire le leggi degli uomini. Oh, Antigone, quanta paura per te. Almeno non dire niente a nessuno. Io non proferirò parola. Solo in questo posso esserti d'aiuto. Beh, è bene che tu faccia denuncia delle mie intenzioni, invece. È bene che tutti sappiano quanto è assurda la legge del tiranno nostro zio. Quanto la sua legge sia contraria alla legge degli dèi. Poi a me non interessano più gli uomini e le vicende umane. A me interessa l'eterno. Non mi importa più di seguire il leggero fluire delle cose. A me interessa l'infinito. Se vuoi va pure.
Io non ti seguo. Insegui pure la tua pazzia. È anche vero che bisogna essere pur cari con i nostri cari. Se una donna si mette contro l'uomo, se una donna si mette contro il tiranno e le sue leggi, o è un'eroina oppure una pazza. Antigone è ostinata. Per lei è più importante il sangue della stirpe piuttosto che la legge. La sua patria è se stessa. A Creonte non dolle la disobbedienza, vuole obbedienza cieca. Ahi, la tempesta della guerra, ahimè, è passata, ma all'orizzonte un'altra tempesta si affaccia. Eh sì, perché fra gli umani non esistono certezze che durino. No, non esistono certezze che durino. La città è salva, è stata liberata da una gran tempesta. In un giorno solo sono morti, dopo colpi inferti e ricevuti, macchiati di omicidio, i due fratelli Eteocle e Polinice. Essi avevano il diritto di succedere al trono dopo la morte del loro padre, Edipo. Ora, poiché io sono il parente più prossimo, tocca a me reggere le sorti della città. Io sono il tiranno di Tebe e nessuno dovrà disubbidirmi. Solo con la legge si può conoscere l'animo, la mente, il pensiero di un uomo. Io stimo molto più importante la patria piuttosto che un amico. Perciò ho deciso di dare norme rigide alla città. Queste le mie decisioni. Eteocle, che è caduto in difesa della patria, dopo aver compiuto innumerevoli gesta eroiche, sia seppellito con tutti gli onori e sulla sua tomba si spargano libagioni, ma il suo fratello di sangue, Polinice, che voleva incendiare la città e farne scempio, che voleva rendere schiavi i cittadini, per lui è proibito per legge a chiunque di piangerlo o di onorarlo. Che sia lasciato insepolto, vilipeso nelle membra, sbranato dai cani e dagli uccelli. Questa è la mia decisione. Questo è il mio editto. Che si dimostrerà benigno con la città. Vivo o morto riceverà da me uguali onori. Alle guardie ho dato ordine affinché veglino e il corpo di Polinice non sia sepolto,
mano. Sì, le ho raggiungo con affanno. In realtà sono molto turbato. Io per strada mi sono detto, ma perché devo correre il rischio di andare dal tiranno? La mia vita è in pericolo, il cuore mi diceva di scappare. Ma ora sono qui e mi aggrappo alla rassegnazione di subire il destino. O l'ira delle tue decisioni, sire. Perché sei così in affanno? Che cosa hai da dirmi di così importante? Ecco, sire, io per prima cosa vi voglio dire che l'azione io non l'ho commessa, eh? E neanche ho visto chi l'ha commessa, sire. Per questo non è giusto che mi tocchi un guaio. Sapete, sire, io ho moglie, ho figli, e se hanno bisogno di me... Che cosa hai da dirmi di così preoccupante? Avanti, parla! Prima che ti faccia frustare. Sì, sire, io parlo, però chi porta brutte notizie ci deve andare piano, eh? E deve prendere tutte, ma proprio tutte, tutte le cautele! Insomma, parla! O vuoi assaggiare la frusta? Sì, parlo. Oh, dei, le cose qui si mettono male. Ma perché non sono scappato? Ecco, sire, il morto, no? Il morto qualcuno l'ha sepolto e poi è andato via. Qualcuno ha fatto le dovute pratiche secondo i riti. Ma che cosa stai dicendo? Chi può averlo fatto? Non lo so, sire, non lo so. Noi non abbiamo visto nulla, né segni di vanga, né solchi di ruote. La terra, sì che è dura come le pietre. Soltanto un leggero strato di polvere, giusto per sfuggire alle pietà. A noi che eravamo lì di vigilanza, sì, eravamo tutti allarmati. Tutti quanti eravamo pronti a giurare nel nome degli dèi e a negare ogni nostra responsabilità. Poi però a qualcuno è venuto in mente di venire da te e raccontarti tutto. E chi doveva venire da te e raccontarti la cosa? La sorte è capitata a me, sventurato. Io so bene, sire, che messaggero di guai nessuno lo ama. Ma io da un pezzo stavo pensando se qui non ci fosse lo zampino degli dèi. Ma cosa dici? Blasfemo! Come possono gli dèi proteggere chi ha odiato la patria? Chi ha seminato terrore, sangue, morte? No, questa cosa non può essere. Io so da tempo che ci sono tanti che mormorano alle mie spalle e farebbero di tutto pur di farmi fuori. Sì, ci sono di quelli che proprio non vogliono rassegnarsi a tenere il collo sotto il giogo. Le guardie. Sì. Di sicuro le guardie sono state sobillate da questi per danaro. Loro è la rovina dei popoli e degli stati. Loro può sconvolgere le menti più oneste e indurre ad azioni turpi. Loro insegna abitudini malvagie. Ma chi si è venduto per danaro la pagherà. Voi, se non scoprirete e non acciufferete l'autore di questa sepoltura, sarete appesi vivi, tutti, in pubblica piazza. Ma sire, ma io non ho colpe! Sire, io ora vado, e spero che l'acciuffi, ma se così non sarà, a me qui non mi vedrete tornare. L'ira del tiranno è cresciuta a dismisura. Se saranno acciuffate le guardie, esemplare sarà la condanna. E se saranno giustiziate in pubblica piazza ed esposte al pubblico ludibrio. Agli uomini potenti non piace essere disubbiditi, no. È bene che io vi dica. Gli uomini, se obbediscono agli dèi, sono rispettati dal popolo, ma se non obbediscono agli dèi, ahimè, non sono amati dal popolo, rimangono soli.
Lo amo pur nelle sue fragilità, con vita nelle sue forze. E allora da solca i mari, dalle vele alle onde, devia i corsi delle acque, poi ammaestra gli animali, feconda la terra, distrugge l'ambiente in cui egli vive e poi impone leggi e pensieri ai più deboli e uccide tutti coloro i quali vi si oppongono. Ingegnandosi, gli uomini sfidano anche il futuro, poi però quando arriva la morte, quando arriva la morte, pure ingegnandosi, non trovano riparo, non trovano rimedio. La scienza dell'uomo or volge al bene, or volge al male. Ecco colei che ha trasgredito le tue leggi. Sire, l'abbiamo colta sul fatto mentre seppelliva il cadavere. Io per la tempesta delle tue minacce qui non ci sarei mai tornato. Sire, io sono qui nonostante i giuramenti di non tornare. Sire, ecco la colpevole. Non c'è stato neanche bisogno di tirare a sorte fra noi guardie. Io sono venuto qui di mia spontanea volontà. Sire, è lei la colpevole, in quanto a me ho il diritto di sentirmi libero e di aver salva la vita, sicuro di non aver lucrato. Fu vista come e a far cosa? Ecco, sire, i fatti andarono così. Non appena mi partii da voi e arrivai sul posto, io e le altre guardie toglievo via la polvere dal corpo di Polinice, ormai putrescente. Vi lascio immaginare, sire, il terribile lezzo della putrescenza. E stemmo bene in guardia, sire. A un certo punto ci nascondemmo in cima alla collina, in modo da non essere visti, e anche per non sentire il terribile lezzo della putrescenza. Quando il disco fulgido del sole fu in mezzo al cielo, nella pianura, si alzò un turbine così forte, ma così forte da sollevare tanta polvere e da fare strazio delle chiome degli alberi. Io e le altre guardie che eravamo lì di vigilanza fummo costretti a ripararci gli occhi, tanto era forte. Ma quando il nembo si dileguò, sire, vedemmo una fanciulla. Lei, mentre gemeva, con la voce così acuta come quella di un uccello quando scopre vuoto il nido dei suoi piccoli, lei imprecava e si lamentava non appena vide nudo il corpo del fratello e imprecò forte contro i rei di quell'atto sacrilego. Subito dopo, sire, la vedemmo prendere con le sue stesse mani un po' di terra assetata e cospargerla sul cadavere. Poi prese un vaso di bronzo, lo alzò per tre volte e versò dei libari. Infine, sire, incoronò il morto. Noi subito la vedemmo, la arrestammo. Ma lei non si turbò. L'accusammo subito dei fatti commessi, ma lei non negò nulla. Sapete, sire, la cosa a me da un lato ha fatto piacere, ma dall'altro ho anche sofferto. Sì, essere fuori dai guai dà molto piacere, ma cacciare nei guai persone care è doloroso. Ad ogni modo, sire, anche le cose più belle per me sono niente a confronto della mia salvezza e della mia vita. Addio, sire, a me qui non mi vedrete mai più. Tu puoi andartene pure dove ti pare. Sei prosciolto dalla grave accusa di esserti venduto per denaro. E tu? Donna, perché volgi il capo a terra? È vero quello che mi ha raccontato la guardia? Certo, e non nego di averlo fatto. Ma tu conoscevi il contenuto del mio editto? Certo, lo conoscevo in pieno.
perché hai osato trasgredire la mia legge? Poca importanza do alla legge degli uomini, soprattutto se questi si fanno chiamare tiranni. Io non ho avuto dubbi. Violare quella degli uomini e seguire quella degli dèi. Anche se questo significherà per me la morte. Ma dimmi, a che serve vivere fra tante sventure? Un padre che si acceca dopo aver scoperto di aver dormito con sua madre, una madre che si impicca, due fratelli che si uccidono tra loro per il potere. Tu dici che io sono folle. E folle chi mi accusa di follia? Tace, sfrontata! Tu hai dato sepoltura a chi ha attentato la patria contro suo fratello che invece ha difeso! Il nemico, anche se morto, non è amico. E allora uccidimi. Fallo subito, a chi aspetti? Puoi darmi più della morte? Io tanto ho già tratto gloria dalla sepoltura di mio fratello e tutti approverebbero se solo non avessero la bocca chiusa per paura. Onorando l'uno, hai offeso la memoria dell'altro. Tu morirai, ed è bene che si sappia che finché io avrò vita, mai, mai nessuna donna prevarrà. Io odio le parole, le tue parole quanto tu le mie, Creonte, ma io non predico l'odio, io predico l'amore. Sì, ho sepolto mio fratello Polinice e di ciò io mi glorio. Anche se questo significa morire. Sì, tu morirai. Morirai. Portatela via! Aspettate, sire, arrestate anche me. Anch'io ho partecipato ai riti della sepoltura. No, sorella! Gli dèi sanno di chi è la colpa. Sorella, ti prego, non vietare che io muoia senza di te. Senza fratelli, senza sorelle, senza né madre né padre. La mia vita qui non avrebbe più senso. Tu hai scelto gli uomini. Tu hai scelto la legge degli uomini. Tu hai scelto Creonte. Salvati e curati di lui. Tu non puoi morire con me. Perché tu hai scelto di vivere, sorella. Io invece ho scelto di morire. Sono entrambe pazze. Entrambe donne. Non esiste senno negli infelici. Sire, come farò a vivere senza di lei? Non dire lei, perché non esiste più. Ucciderei la sposa di tuo figlio. Attento, tiranno. La tua ira, la tua collera si ritorceranno contro un giorno. E piangerai. Oh, sì che piangerai. Piangerai di un dolore inconsolabile. Detesto. Detesto le donne tristi per i figli. Triste è l'amplesso di quelle donne che tradiscono la fiducia del proprio re e mettono in pericolo la propria patria. L'affronto che ha ricevuto Creonte. Ma Antigone ostinata. Per Creonte la legge è più importante della famiglia. La legge è più importante di se stessa. E la manderà a morire, anche se quella fanciulla è innocente. Senza che abbia conosciuto le dolcezze dei canti nuziali, né tantomeno i piaceri del talamo. È triste, sentite a me, è triste.
per una fanciulla morire senza aver conosciuto i piaceri del Tamo. Certamente saputo della sentenza che ho dato contro la tua donna. Immagino che ora sarai furioso con tuo padre. Padre, io sono tuo. Tu sei la mia guida. Le nozze sono una cosa secondaria rispetto alla tua guida. Questi sono i sentimenti che dobbiamo nutrire nel cuore, esporre tutto al giudizio di un padre. Bisogna che i figli obbediscano al padre, che obbediscano senza alcun dubbio e per qualsiasi decisione un padre debba prendere. Sì, bisogna restituire il male al nemico, ma onorare l'amico. Tu ora, figlio, non perdere la ragione per una donna vinto dal piacere. Tu sai, il genito amplesso è quello di una donna cattiva. Sputaci sopra una donna cattiva e che vada a sposare qualcun altro nell'Ade. Io l'ho colta in flagrante ribellione ed io la farò morire. Chi si comporta giusto in casa propria si svelerà giusto anche nella vita pubblica, ma chi si dimostrerà tracotante di fronte alle mie leggi non avrà lode. L'anarchia è il peggiore dei guai, è quella che uccide gli stati, mentre l'obbedienza è la salvezza dei popoli e degli stati. E poi, non vorrei mai che si dicesse che siamo caduti schiavi di una donna. Padre, sono gli dèi che danno il senno all'uomo, non il contrario. Io non so se quello che tu dici sia giusto o meno, però bisogna anche sapere ascoltare le opinioni degli altri, perché anche gli altri potrebbero avere qualcosa di buono da dire. Tu lo sai che io, nel tuo interesse, vado esplorando ciò che pensano o dicono i tuoi cittadini. La tua presenza incuta a questi molta paura. Ecco, io, protetto dall'ombra e dall'anonimato, ho sentito quanto la città compianga la ragazza. I cittadini di Tebe la considerano la più innocente tra tutte le donne. È assurdo che questa donna sia stata condannata per aver commesso un'azione nobile. Questa donna non ha voluto che il fratello cadesse in pasto ai cani e agli avvoltoi. In quanto a me, Io sono orgoglioso che tu sia in auge. C'è forse per un figlio ornamento migliore della fama di cui gode il padre. Però chiudere il cuore agli altri vuol dire andare incontro al vuoto. Ascolta dunque anche quello che pensano o dicono i tuoi cittadini. Gli alberi che spiegano i torrenti salvano i rami, invece gli alberi che vi resistono sono spiantati fin dalle radici. Chi tiene le funi ben tese senza mollarle in un momento di tempesta
rovescia la nave. Desisti dunque dall'ira, cambi idea. E così io, con l'età che ho, dovrei imparare il buonsenso da te, ancora giovane e immaturo. Padre, impara il giusto e basta. Meglio guardare i fatti che l'età. Figlio, io non devo dar conto a te di quello che devo o non devo fare. Il popolo di Tebe dice di no a questa morte ingiusta nei confronti di una creatura che ha semplicemente rispettato la legge degli dèi. Chi comanda sul popolo di Tebe? Tu, ma lo Stato non è di un uomo solo. Sì, invece, appartiene a chi comanda. Sei un sovrano in un deserto, dove la tua voce si perde tra le dune. Vedo che ti sbagli. Sbaglio? Sbaglio a tutelare il mio prestigio. Non tuteli il tuo prestigio, sei calpesti il sacro. Tu sei un'anima infame. Tu sei schiavo di una donna. Sarò anche schiavo di una donna, ma non capace di azioni turpi. Tu di certo non la sposerai. Se lei morirà, morirò anch'io con lei. Osi anche minacciarmi. Le mie non sono minacce, ma ribatto alle idee storte di un padre che ha perso il seno. Schiavo, schiavo di una femmina. Padre, perché giochi a fare il sordo? Perché cambi discorso? I tuoi insulti ritorneranno in pianto. Che sia portato da me quell'essere esecrabile e che muoia davanti agli occhi del suo sposo. Non farti illusioni, tiranno. Lei in mia presenza non morirà, né tantomeno mi vedrai mai più davanti ai tuoi occhi. Che i tuoi amici ti assistano nel tuo delirio, nella tua collera. È andato via in preda all'ira. È pericoloso l'animo di un giovane quando è gonfio di dolore. Che vada pure. Mio figlio creda anche di essere superiore ad ogni legge umana, ma non potrà certo evitare la morte della sua sposa. Ma avete intenzione di ucciderle entrambe? No, l'altra no, non ha commesso alcun reato. E quale morte le volete dare? La rinchiuderò in una caverna, dandole soltanto il cibo necessario per evitare ogni macchia di impietà, per evitare così eventuali castighi ai cittadini e suoi amici. Là, nel profondo di una grotta, potrà solo venerare l'Ade. Così imparerà che cosa significhi venerare l'aldilà. Voi fate finta di non provare
grande commozione. Perché voi avete paura. Avete paura del tiranno. Io a breve incontrerò il dio dei morti. Cittadini, non ascoltate le sue lagnanze. Ella non merita neppure questo. E voi, guardie, per cosa aspettate a trascinarla via? Rinchiudetela in una tenebrosa tomba, come vi ho detto, e poi lasciatela lì, derelitta, sola. Sia che voglia morire, sia che voglia restarsene laggiù, sepolta viva. Del suo sangue io sono mondo e non assumo alcuna responsabilità. L'importante è che non abbia alcun contatto con i vivi. Immaginate di non avere contatti con nessuno. Che vita sarebbe la vostra? Immaginate di essere soli nelle vostre case. Quanto sarebbe pesante la vostra vita. Ecco, l'idea di essere sola e di non avere contatti con nessuno mi spaventa più della morte. Io, vergine innocente, per la sola colpa di aver seppellito mio fratello nel modo più indegno, vengo sepolta viva! Da mio zio Creonte. Io muoio, sì, io muoio, è vero, ma nutro la speranza di vedere mio padre, mia madre, i miei fratelli. Miei cari, quando voi moriste, io con queste mani lavai i vostri corpi e composi i vostri corpi con tutti i riti e le libagioni. Quanto è stata infelice la mia vita, perché mi è stato impedito di sognare. Non la gioia di prendere marito, né quella di avere un figlio, né la speranza di avere altri fratelli, perché mio padre e mia madre giacciono ormai nel regno dei morti, portando con sé disonore e vergogna. È per questo che io ho voluto dare degna sepoltura a mio unico fratello, è per questo io muoio! Ma ditemi, ma quale legge divina io ho trasgredito? Ditemelo! Già, tutti mi hanno lasciata sola. Tutti, anche voi. Voi con il vostro silenzio mi avete lasciata sola, mi avete condannata. Addio. Addio, miei cari concittadini. Addio, Tebe. Addio, mia terra. Addio, sogni nuziali, addio, e che la morte sia per me una liberazione. Destino di Antigone segnato. Una pura e innocente fanciulla sarà sepolta viva. Ma altri guai si abbatteranno sulla casa di Creonte. Guai violenti, violenti come il vento quando solleva le onde e sferza le coste. L'uomo si comporta come un cieco vicino al fuoco, si accorge delle vampate solo quando si scotta, che i sogni degli uomini, i progetti degli uomini si frantumano come le onde sugli scogli. Grande, grande Zeus, onnipotente, governa il mondo,
Ma l'uomo, l'uomo è piccolo, 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 e vive come su una ruota. È inutile sognare, è inutile progettare i vostri sogni. Scompariranno. Tiresia, cosa c'è di nuovo? Sapevo di incontrarti qui, sì. Ti confesso che sono molto preoccupato. Io ti rivelo tutto, sempre che tu mi creda, amico di profeta, ovviamente. Ma tu sai bene che io non ho mai respinto i tuoi consigli. Stai attento. Stai attento! Sei sul filo di un rasoio! La prevedisco per quello che mi stai preannunciando. Capirai tutto. Se ascolti certi indizi del mio altare. Sedevo sull'antico seggio augurale, dove approdano ogni specie di uccelli. Quando, ad un certo punto, mi giunse una voce sconosciuta. Era quella di uccelli bercianti, dal comportamento sinistro e inselvatichito. In giro si sentiva un frullo d'ali che non mi lasciava più alcun dubbio. Subito ebbi paura, e subito andai a gustare la carne che avevo posto nelle fiamme degli altari. Il fuoco, a causa delle vittime, non brillava. Il grasso delle cosce si struggeva putrido nella cenere. Sbaffava, fumava, crepitava e grondava sulle vampate scoppiettanti. Il fiele saliva in alto e si diffondevano i miasmi. Perfino i femori rimanevano nudi, acquistando un aspetto macabro. Tutto questo lo so grazie al fanciullo che mi assiste durante i riti, perché io sono cieco. Dunque, i risposti di tutti questi riti, senza ulteriori segni, sono negativi. Lo Stato soffrirà, soffrirà molto per il tuo disegno. Tutti i nostri altari sono invasi da uccelli che non sono più stazzi del sangue grasso di un cadavere, mentre il cadavere del figlio di Edipo, Polinice, viene sbranato dai cani. Le fiamme dei fuochi non sono più chiare, nemmeno gli dèi ascoltano più le nostre suppliche. Rifletti, figlio mio, rifletti. Tutti gli uomini sbagliano, è vero. Ma ostinarsi è la causa di ogni male. Rimediare ai propri errori non è un gesto di debolezza. La caparbietà è figlia della stoltezza. E solo a fin di bene se scocco queste frecce ad un cuore così sordo e così in collera. Io dico queste parole per il tuo bene, figlio mio, e per il bene del paese. Sì, vecchio! Ma è possibile che anche tu, come tutti gli altri, sei diventato arciere contro di me? Ora anche la scienza profetica mi è contro.
Voi tutti siete abili nel maneggiare il denaro, ma colui sotto una tomba non lo metterete mai! Neanche se dovessero venire le aquile a sbranarlo portandone i brandelli in cielo fino a Zeus. Sappi, sire, che il più grande dei beni è il senno. E il non averlo è il peggiore dei guai. Sei tu che sei preda di questa malattia, sei tu la causa di questa rovina, sei tu che sei senza senno. Io non ti ingiurio, perché sei profeta. Ma lascia che ti dica una cosa. I profeti cercano solo guadagno. E io non ho mai, mai creduto ai loro responsi. Il più tu è per i guadagni, lo cercano i sovrani. Parla più esplicitamente, ma non mirare al lucro. Sappi che fra breve, fra non molto tempo, uno dei tuoi, uno del tuo sangue, sarà cadavere a causa di una persona cara che tu hai condannato a vivere sottoterra, mentre colui che è proprietario dei dèi, colui che appartiene all'Ade, lo trattieni quassù, senza sepolcro e senza onore, con impietà. Questo che tu commetti non è in tuo potere. Tu, con violenza, fai ciò che appartiene agli dèi e odora sono in agguato quelle bestie infernali che sono dei ninni. Pronte a tagliarti una morsa infinita di cuori. Fra breve la tua corte si riempirà di gemiti di uomini e di donne. Già in città c'è un grande rimescolio d'odio proprio a causa dei brandelli di cadavere umano consacrati alle bestie, ai cani e agli uccelli. E a causa di essi un empio odore di morte si diffonde proprio nel cuore della patria. E a fin di bene che parlo, figlio mio, e a fin di bene. Comunque, è tempo che io vada. L'ira non giova al vecchio, come nemmeno la stoltezza. Ti darò il tempo di sfogare la tua collera contro creature più giovani e più care, e che magari il re si comporti davvero re, nutrendo un senno assai migliore di quanto non abbia fatto finora. È andato via, ma ha profetizzato gravi cose, ahimè. E a memoria mia quest'uomo non si è mai sbagliato. Lo so anch'io. Per questo sono sconvolto. Cedere è duro. Mi sento ferito nell'orgoglio, ma ancora più dura sarà la sventura se mi oppongo. Saggezza, mio sire, saggezza ci vuole. Tu, cosa mi consigli di fare? Presto, mio signore, presto, andate a liberare quella fanciulla dove l'avete sepolta e poi... seppellite il fratello Polinice, presto, mio signore, prima che sia troppo tardi. Tu dunque mi consigli di fare questo? Sì, 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 perché l'ira degli dèi corre veloce e si accanisce contro gli stolti. Pena. Agisco contro il mio cuore, ma contro la necessità non si può combattere. Certo, presto, mio signore, presto, non perdete tempo prezioso e mi raccomando, quello che dovete fare lo dovete fare con le vostre mani e non delegare ad altri.
il pietoso rito. Sì, sì, presto, guardi, andiamo. Andiamo con le asce per slegare le corde con le quali ho fatto legare Antigone. Io l'ho fatta legare ed io la scioglierò. Sì, ma prima vi aiuterete a seppellire il cadavere. Andiamo presto, perché ho cambiato idea. Il meglio di un uomo è rimediare al proprio errore. Abitanti di questa casa, bisogna che voi sappiate che ci sono di quelli che hanno buona fortuna e ci sono di quelli che hanno cattiva fortuna. Questa innalza alcuni, altri li manda al tracollo, e non si può certo cambiare il destino delle persone e dei governanti. Faceva invidia un giorno Creonte, che liberò la città di Tebe dai nemici, prese in mano il potere assoluto e la diresse. Ebbe uno splendido figlio che collaborò col padre. Il giovane si era votato ad una dolce fanciulla. Ma ora tutto è perduto. Un uomo, quando rinuncia ai piaceri, non vive più. Ora per me Creonte altro non è che un cadavere vivente. Ma quali altri guai annunci ai sovrani? Morte, morte, morte. E i vivi sono colpevoli di morte. Chi è il morto? Chi è l'omicida? Emone giace là nel sangue, insieme alla sua innamorata. Sua è stata la mano o quella del padre? Suicidio, in odio al delitto paterno. Si è verificato il verdetto del profeta. Ora bisogna dare il triste annuncio alla madre, Euridice. Mi stavo recando al tempio della dea Pallade e, chiudendo i serrami della porta, ho udito il lutto domestico. La mia creatura, il mio sangue, mio figlio, non lo rivedrò mai più. Se non freddo e gelido in una fossa nera. Ma ditemi pure com'è morto. Io sono esperta in lutti. I miei occhi sono ardi di lacrime. Io fui presente, mia sovrana. E come testimone parlerò. Io non voglio camuffare la verità. La verità ha una linea dritta sempre e non ammette linee curve. Andai dunque col tuo sposo come guida in fondo alla pianura. Il cadavere di Polinice, straziato dai cani e dagli avvoltoi, stava ancora là. Lavammo il corpo con acqua lustrale e bruciammo i resti putrescenti con denà. Udimmo poi strilli dal profondo di una grotta. Subito vi accorremmo. Vi entrammo proprio in quella grotta dove era stata rinchiusa Antigone. Il nostro proposito era quello di liberare la donna così come ci aveva indicato il profeta.
sentimmo già dall'ingresso gemiti acutissimi e capimmo che lo strazio era di Emma. E quando entrammo nella grotta, in fondo scorgemmo lei, sospesa per il collo a un laccio fatto di strisce ricavate dalle sue vesti. E lui proteso verso di lei, che le stringeva la vita e piangeva la rovina della sposa. Il tiranno Creonte, non appena vide il figlio, gli andò incontro e con un gemito agghiacciante esclamò nel pianto: «Sciagurato, cosa ti è venuto in mente di fare? In che sventura ti stai cacciando? Vieni fuori, figlio, te ne scongiù». Ma il figlio lo guardò con uno sguardo agghiacciante, gli sputò, poi snodò la spada e la vibrò contro il genitore. Questi evitò il colpo. E allora Emone rivolse la furia contro di sé. Vi si gettò sulla spada, facendola conficcare nel costato. È ancora cosciente, anche se a fatica. Si avvinghiò al braccio morbido della Vergine Antigone e, rantolando, emise un fiotto vivo di sangue sulla gota bianca della fanciulla. Ora giace là, cadavere che copre cadavere, celebrando così le nozze nell'ale. Questi i risultati della stoltezza umana. La sovrana è andata via, chiusa nel suo silenzio. Ahimè. Mi preoccupa il suo silenzio. Ho paura che dobbiamo prepararci ad un altro lutto dentro casa. C'è sempre qualcosa di grave in un eccesso di silenzio. Tardi ciò che è giusto. Capisco. Sono un meschino.
il mio senno e ha condotto per sentieri di ferocia. Ho tramutato la mia gioia in pianto. Sira, sei venuto qui recando tra le mani una sventura, ma altre ne vedrai ben presto in casa. Peggio, peggio di questi mali. Cos'altro c'è? Tua moglie, madre di questi, ormai cadavere, è morta, ahimè. Di recente si è tolta la vita. Perché? Perché fai scempio di me? Altri guai con la tua voce porti. Abbiate pietà di me, ve ne prego. È morto mio figlio! La mia speranza, il mio futuro, la ragione dei miei sogni. È morta mia moglie, la creatura con la quale ho condiviso i momenti più belli della mia vita. Alla rovina si aggiunge altra rovina. La vedrete, mio signore, la vedrete riversa nel suo sangue, col seno straziato. Ho appena portato il cadavere di mio figlio e un altro cadavere mi troverò di fronte. Ora posso solo piangere due persone che non rivedrò mai più. Ora, nessun'altra sciagura potrà più colpirmi, se non quella di togliermi la vita io stesso. Che senso ha di vivere per me? Che senso ha la vita quando ti vengono a mancare le persone care con le quali hai condiviso le gioie e i dolori? Ma raccontatemi del tempo prima di morire. Con la spada affilata, nei pressi dell'altare, ha sciolto lo sguardo del buio della notte, dopo essersi ricordata del figlio morto e dopo aver imprecato contro di te, re omicida di figli, e contro le tue gesta. Io sono sconvolto, tremo. Ma datemi una spada perché io possa trafiggermi. Ma ditemi, come morì? Con la propria mano si colpì nel fegato, non appena udì la tragica morte del figlio. Non c'è dolore più grande per una donna che la morte del proprio figlio. E tutte queste tragedie sono io il colpevole. Io, re di Tebe, non valgo più nulla. Guardi, prendetemi, portatemi via, io non resisto più a questo spettacolo straziante di morte. I mali più sono brevi, meglio è. Si svegli la mia ultima sventura, che io non veda più un altro giorno. Nessuno può sottrarsi a ciò che ha stabilito il fato. Portate via quest'uomo inutile. Portatemi via. Io che non ho saputo essere né un re utile alla sua patria, né un padre utile
al proprio figlio. È un marito utile alla propria moglie. Portatemi via. Portatemi via, io mi vergogno di aver vissuto, mi vergogno di esistere. Io spero che i posteri si dimenticheranno di me e delle mie nefattezze. Senno è il principio di felicità, non averlo è il principio di dolore. Annulla Giona le impietà commesse contro gli dei. Le parole di chi me ne vanto si ritorcono contro se stesso con calamità. E ai giovani che si preparano a governare il paese, io dico, la politica è servizio, è l'umiltà somma di un politico, è la virtù più importante, è l'umiltà, dico l'umiltà. Siamo dei pazzi, è vero, a fare questo genere di lavoro, ma ci è piaciuto farlo perché ci è impegnato con la mente. Noi quando facciamo teatro, quando riusciamo a realizzare qualcosa, ci divertiamo. Siamo fatti così. Solo qualche minuto. Pazienza ancora per ringraziare intanto i fonici che ci hanno seguito con pazienza, le persone, il nostro Alberto Albino e lo Sasso Nicola. Grazie. Devo ringraziare il Comitato Feste che ci ha voluto ospitare nella cartellona. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha concesso la location e quindi anche il contributo di, come dire, di collaborazione, perché senza questo non si può fare niente. Grazie. Poi ringrazio voi che avete avuto il coraggio con questo premio di seguirci. Giustamente mi ricordavano le costumiste nella persona, le persone di Pennella Gabriella e di Agnese Cupolo. Vi presento gli attori, così in ordine spaziale: Vincenzo Amodeo. Nicola, Monaco Carmine, Pasquale Renzo, io e Sant'Angelo, Pasquale Renzo viene da Safriana. Ringraziamo anche il genitore che ha avuto la pazienza di accompagnare perché nelle prove che abbiamo fatto, e quindi i genitori sono venuti con tanta pazienza, accompagniamo, la facciamo, vabbè, però e un ringraziamento va perché lo hanno fatto con amore, con dedizione. La potenza, Lucio Musciacchio. La Prienza, Donato Paralla. Noi vengo che modo che
interpretazione di Erode, se vi ricordate. E poi un nuovo acquisto, la dico così, da Picerno, Marco Antonio. Il nostro regista. Avete anche visto che stasera l'abbiamo ripresa lo spettacolo, e quindi a stretto giro di schioppo la posteremo su YouTube, quindi eventualmente coloro i quali non hanno voluto, non ci hanno concesso il piacere di venirci a vedere, lo vedranno comodamente su YouTube. Ecco, noi siamo così, insomma, siamo fatti così, ecco, senza ma è porta a porta ormai. Grazie pure a voi, però. Avete notato che questo pezzo, per quando gli attori hanno lavorato tutto a memoria, non c'è stato nessun supporto esterno, quindi tutto a memoria. È un lavoraccio, E nello stesso tempo avrete anche notato che ci sono grandi temi in questo lavoro. Chi ha scritto questo lavoro, è vero che è stato un po' riveduto, nel senso che non è il testo originale, che il testo originale si chiamava Antigone. Noi l'abbiamo un po' modificato, abbiamo detto la sconfitta del tirano, se capite perché sconfitta, si è fatto del male da solo, insomma. E abbiamo modificato qualcosa rendendola più semplice, insomma, o meglio, abbiamo tentato di renderla più semplice. Ma chi ha scritto questo lavoro? Nel V secolo avanti Cristo, pensate un po', nel V secolo avanti Cristo già si è posto un problema questo autore, e cioè il rapporto difficile padre-figlio, e non è un tema di attualità. La prima eroina della storia della letteratura e Antigone, la prima in assoluto, la donna che si mette contro l'uomo e contro il tiranno, a costo anche di morire. E l'altro tema è quello del governare. Si governa, signori miei, i miei greci lo sapevano bene questo, la politica e i servizi, non c'è altro. Il resto è tutta un'altra cosa, non si chiama politica, si chiama come la volete chiamare voi, ma la politica vera, come ci hanno insegnato i greci. E grazie ancora e buonasera. Grazie a lei.